Il nostro tavolo a contraddizione, come ogni venerdì sera, diamo il benvenuto a Danilo Nembrini. Ciao Danilo. Ciao Diego, buonasera, buonasera a tutti gli spettatori. Allora, oggi non sei in compagnia di Emanuele, però vabbè, noi ci conosciamo da tanti anni, quindi avremo lo stesso feeling e soprattutto con il gusto, il palato e tutto quello che è tradizione ed è quello che raccontiamo qui da Pavia 1 TV, oggi in particolare perché ci occupiamo di risotti, che insomma un po' anche il nostro piatto d'eccellenza dell'Oltrepò Pavese, accanto ai classici agnolotti, no? Accanto a tutto quello che fa la tradizione della nostra terra. Beh, come ben sai, il riso, la cottura del riso, innanzitutto vabbè, tutto quello che riguarda ovviamente gli allevamenti agricoli e soprattutto le coltivazioni agricole del Pavese portano Pavia ad essere un'eccellenza nazionale, no? Una delle due o tre province con assoluta più produzione di riso. E quindi per quello che riguarda la cottura del riso, il risotto detto in dialetto, è un po' il nostro piatto che una volta veniva chiamato un po' il piatto della festa, in abbinamento proprio come con gli agnolotti, come dicevi tu, specialmente per l'Oltrepò collinare, il risotto che poi prende le diverse declinazioni in base alla stagionalità e al periodo dell'anno, è un po' il piatto di tutti, il piatto che tutti conoscono come il menù d'eccellenza, diciamo così. Non è il piatto che mangi tutti i giorni, ma il piatto del giorno della festa o comunque di un giorno particolare, del giorno da ricordare. Tutto nasce da qui, da questi campi, soprattutto nel Pavese e nella Lomellina, e noi siamo davvero dei grandi produttori in Europa. Beh, assolutamente sì, ci sono svariate tipologie di riso che sono prodotti proprio direttamente, e attenzione, la provincia di Pavia era stata una dei cardini anche nello studio e nella produzione di quello che tuttora viene globalmente riconosciuto come il miglior riso al mondo per la cottura di risotto, che è il riso Carnaroli, il riso super fino Carnaroli, perché come ben sai di riso se ne produce tanto. Noi ovviamente non siamo i primi produttori e per ovvi motivi non siamo i primi consumatori dal punto di vista del consumo pro capite, che perché c'è, e qui mi viene da dire per fortuna o per sfortuna loro, c'è chi mangia solo quello, no? Soprattutto nei paesi che guardano più ad est, ci sono tanti consumi che sono un po' più sussistenza che non piacere, come invece è nella nostra tavola o nel nostro consumo. Il riso, ecco. Si differenzia, sì, dimmi Diego. No, appunto, stavo dicendo, dalla lavorazione del riso bisogna partire, comunque la storia parte tutta da qui, no? Eh beh, assolutamente sì, perché la lavorazione del riso, giusto per sintetizzare, per velocizzare, si svolge in alcuni piccoli passaggi. Ovviamente tutti sappiamo che l'allevamento classico o la coltivazione classica del riso viene fatto direttamente immerso in acqua. Poi ci sono nuove tipologie di risi che non sono, che vengono anche coltivati quasi in essiccazione, comunque asciutti. Ma la risaia classica è quella che viene cotta immersa, che viene, scusami, non cotta, sono sempre in cucina io con la testa, che viene coltivata quasi del tutto immersa in acqua, no? Quelle che si vedono girando per la Lomellina o sì, per le campagne sì, del paese. E dopo questo, quando passa nel classico periodo di raccolta, c'è cioè la raccolta del riso che poi viene conservato in questi silos grandi che vediamo, anche dei piccoli produttori hanno sempre silos piuttosto importanti, perché ovviamente il riso, essendo coltivato in acqua, ha bisogno di perdere una parte dell'umidità, quindi viene immagazzinato quando è ancora molto molto umido e deve perdere fino ad arrivare ad una percentuale che va sotto il 15%. La percentuale ideale mi sembra che ricordino che sono il 12,5%. Quando arriviamo al 12,5% abbiamo modo di avere garantita, diciamo così, la conservabilità, quindi la salubrità e la longevità del prodotto riso. Dopodiché di lì si può partire, ovviamente ci sono diverse tecniche, diversi modi di produzione. Ricordiamoci anche una cosa che purtroppo va di moda anche in questo periodo: il riso è uno degli alimenti in cui è difficile che ci siano delle contaminazioni. Perché? Perché sono stracontrollati, dopodiché nessuno poi tocca più con mano quello che è il prodotto, arriva
direttamente dal campo, arriva alle mani di chi lo cucina senza intermediari, perché poi c'è una sbramatura quando viene tolta la lolla esterna, no? Quella parte esterna, diciamo, sì, che lo ricopre. Dopo vengono fatte tutte delle selezioni meccaniche, quindi la tolta della grana verde, delle piccoli grani che non sono ancora maturi, che sono rimasti più piccoli degli altri. Poi vengono tolte, c'è un macchinario che si chiama la spietratrice, che toglie magari qualche piccolo sassolino, che è la grandezza del riso, che viene raccolto comunque dal macchinario. E abbiamo già il riso integrale così. E quando hai il riso integrale sei già nel passi dal prodotto agricolo già al prodotto che è pronto per essere lavorato, pronto per essere, se vuoi, anche cucinato. Dopodiché, ovviamente, ci sono le ultime operazioni, che possono essere quella di sbiancare, si dice sbiancare il riso, che a seconda della pressione più o meno forte ti porterà ad avere un riso semi-integrale o un riso perfettamente bianco. Quello che in termine tecnico si chiama la pilatura, no? Quando tu hai, sì, passi dall'avere il chicco giallastro, giallognolo, questo giallo ocra scuro, al riso perfettamente bianco. Dopodiché ancora qualche piccola selezionatura, che sono l'andare a eliminare qualche puntina e magari il germe del riso che sia magari staccato in questa lavorazione di sbiancatura. E dopodiché avremo questa buona percentuale, purtroppo, di scarto, o comunque di secondo prodotto, mi piace più parlare che non di scarto, che è quello che viene, sia le puntine che il germe vengono poi utilizzati per fare la farina di riso, no? Che è sempre più utilizzata e che è un prodotto che ha trovato ovviamente ampio spettro adesso con le nuove così intolleranze alimentari che si sono sempre più scoperte, sempre più raffinate. C'è sempre una necessità anche di allontanarci dal glutine per taluni, e quindi il riso ricordiamoci che ha sempre un apporto molto importante anche dal punto di vista, se vogliamo, dal punto di vista nutrizionale. È un ottimo apporto, ha una poca percentuale di ovviamente di grassi, ma soprattutto dal punto di vista proteico è un ottimo prodotto, e dal punto di vista, diciamo così, nutrizionale è un alimento assolutamente delicato e molto molto digeribile, ovvio mantenendo i canoni del buon prodotto, senza andarlo ad appesantire troppo, se vogliamo, no? Purtroppo o per fortuna bisogna sempre parlare di cucina aggiornata, di cucina più moderna. Dopodiché, quando hanno i chicchi pronti, vengono solo eliminati. Infatti vedi questo bianco candido che stai facendo vedere, ce l'hai semplicemente perché è un ultimo macchinario, va a togliere i chicchi che sono magari vagamente macchiati da qualche insetto o da qualche piccola anomalia che può avere una piccolissima percentuale durante la produzione. Riso bianco al riso giallo, perché noi, insomma, siamo abituati al classico risotto, no? Da preparare nei giorni di festa in famiglia, così, il risotto alla milanese. E qui puoi sbizzarrirti perché puoi dare tutti i tuoi consigli partendo proprio dall'inizio. Il risotto, diciamo che per noi lombardi, ma mi viene da dire per gli italiani in generale, il risotto è la cottura principe, diciamo è il re delle cotture, se parliamo della cottura del riso. E già dagli antichi tempi, se vogliamo, il riso era ovviamente parte integrante della dieta di chiunque, specialmente anche nella nostra zona, però le novità o comunque l'opulenza ha portato a poter arricchire ancora di più il riso e ad impreziosirlo con tutto quello che sono le ricchezze. Se parliamo di territorio, del nostro territorio o del territorio di Oltrepò Pavese, Oltrepò Montano, abbiamo la possibilità di andarlo ad impreziosire ovviamente con almeno uno dei vini più classici che possiamo parlare, quindi parliamo del Bonarda, parliamo del Pinot Nero, del Riesling. Io ti parlo di questi tre perché sono tendenzialmente i primi tre vini che utilizzo quando si parla di andare a cucinare un risotto canonico, se non magari buttafuoco se andiamo a parlare di vini più importanti, ma diciamo così, questi tre sono tre punti di riferimento, secondo me, per la cottura del riso. Per la cottura del risotto. E attenzione, per la cottura del risotto, possiamo arrivare a parlare di risotto, secondo me, in tre metodologie, in tre punti di partenza e punti di arrivo. Quello più canonico, Diego, è quello che conosciamo tutti, è la cottura con un piccolo fondo di materia grassa, che può essere dell'olio d'oliva o del burro, impreziosito, insaporito, con la classica cipolla tritata o sbattuta,
o qualcuno mette uno spicchio d'aglio, qualcuno mette magari una dadolata di verdure, o piuttosto che la brunoise di verdure, diciamo un battuto che potrebbe essere il classico battuto, il fondo di cottura, che può essere anche di altre cotture, il classico fondo che può essere di carota, sedano, cipolla, eccetera, eccetera. Ma nel riso canonico, nel riso giallo, nel riso alla milanese, di solito c'è questo fondo di burro, olio e cipolla. Si parte da quello, si lascia imbiondire, quindi si lascia prendere un pochino di colore, se vogliamo un nocciola leggero, si passa dal giallino del burro al nocciola leggero, dopodiché si butta il riso. Attenzione, quando parliamo di riso per risotto, per quello che ci riguarda, per quello che riguarda la cottura classica, parliamo di un riso super fino. Cosa vuol dire super fino? Super fino è uno dei quattro tipologie di riso che sono prodotte tendenzialmente. Gli altri sono il riso comune, il riso semifino e il riso fine. Attenzione, non che gli altri non vadano bene, però il riso super fino che cos'ha dalla sua? Ha questa grandezza del chicco leggermente più marcata, quindi è un chicco che può arrivare fino a 6-7, io ho visto anche 7 mm e mezzo di chicco, quindi è un chicco molto grande. E parliamo tendenzialmente di carnaroli, preferibilmente, attenzione, vi spiego anche questo, carnaroli, parliamo di carnaroli da carnaroli, quindi carnaroli chiamato il superfino carnaroli da seme nato carnaroli, perché anche qui c'è stato un po' bestemmiata la legge, quindi è stato un po' preso a sberle chi produceva bene, perché c'è la possibilità per alcune piccole percentuali di arrivare a un riso carnaroli partendo anche da altre tipologie di semi. Ma non mi va di spiegarli quelli, perché poi diventa abbastanza tecnico e noioso, se vogliamo. Mm-hmm. Se vogliamo proseguire su quello che è la cottura del riso, buttiamo il riso in questa materia grassa che dicevamo, lo facciamo scaldare, dopodiché con il palmo della mano riusciamo a toccare il riso, magari, o semplicemente, se abbiamo un po' di tecnica, basta vedere. Quando il riso lo vediamo leggermente scoppiettare o alzarsi, attenzione, non colorarsi perché sarebbe troppo, vuol dire che il riso è già tostato. Quando sentiamo scottare, magari anche con un dito, con delle dita, sentiamo scottare, vuol dire che il riso è tostato. Quando siamo arrivati a questa tostatura è ora di sfumare, questo meraviglioso termine per spiegare che aggiungiamo un bel calice di vino, un calice o due a seconda del riso ovviamente che andiamo a produrre. Se parliamo sempre del risotto alla milanese, aggiungiamo un calice di vino, preferibilmente bianco, così non andiamo ad intaccare il colore. Dopodiché nel nostro risotto, il risotto giallo, va aggiunto ovviamente del brodo, preferibilmente un brodo misto, quindi un brodo prodotto con una cottura di almeno 3, 4, 5 ore, più ore cuoce meglio è, con della carne, preferibilmente carne rossa o carne rossa e carne bianca, e in aggiunta almeno due o tre tipi di verdure, che possono essere i classici sedano, carote, cipolla. Dopodiché ci sono le personalizzazioni, che sono la foglia d'alloro, lo spicchio di aglio, qualcuno mette un pomodoro, qualcuno aggiunge anche una patata. In realtà sono personalizzazioni che però non portano tanto sapore in più al riso. Dopodiché al riso, una volta fatto sfumare, quindi finché non si sente più tanto il profumo dell'alcol che si è perfettamente evaporato, si aggiunge il brodo. Attenzione, mestolo dopo mestolo, perché il riso è un pochino deve essere il nostro compagno, preferibilmente, perché 15, 16 minuti in cui deve cuocere il riso non lo possiamo abbandonare, non ci possiamo permettere il lusso di abbandonarlo, dobbiamo star lì e coccorarlo e possibilmente continuare a rimestare, così che sia l'aroma che va ad impreziosirlo e lui che va a cercare di legare, lasciando andare un pochino di amido, va a cercare di la propria rotondità. Dopodiché, se parliamo di risotto classico alla milanese, lo lasciamo cuocere 13, 14, 15 minuti. Attenzione, un carnaroli di buon livello può arrivare in cottura anche con 16 minuti totali, quindi una volta aggiunto il brodo dobbiamo stare particolarmente attenti. A 16 minuti io di solito spengo il riso e vado con la mantecatura. Che cos'è la mantecatura? La mantecatura è l'aggiunta ovviamente degli ultimi due ingredienti che vanno a creare la crema e che vanno a dare diciamo l'aspetto un po' più morbido, un pochino più all'onda, così come qualcuno
piace abbozzarlo. Cosa vuol dire? Vuol dire che crea un'onda mentre lo fai saltare, e questo e questa crema la raggiungi aggiungendo a fine cottura magari del parmigiano grattugiato, del grana padano del grattugiato magari ben stagionato, e ancora una noce di burro, perché il burro cosa fa? Va a raffreddare leggermente, quindi va a fermare totalmente la cottura. Il burro aggiunto sempre ben freddo. Non abbiamo detto una cosa, cioè nel canonico riso alla milanese o risotto alla milanese, che era nato come abbinamento, è nato per abbinare al colore giallo un pezzo di carne, se vogliamo poco nobile o poco pregiato dell'animale, che era l'osso buco, no? Il risotto, eccolo canonico, qua. Il classico risotto alla milanese, perfetto. E qui vedi benissimo che qui abbiamo praticamente il fulcro del risotto alla milanese, che viene servito, assolutamente sì, oltre con quello che ti ho detto, con il finale di aggiunta di burro e formaggio, anche con il midollo che è all'interno, il cuore dell'osso, diciamo, del bovino adulto. Anche perché il risotto era nato come classico, se vogliamo, abbinamento, magari servito leggermente più corposo, più asciutto, se vogliamo, più composto, in abbinamento proprio all'osso buco. E anche qui con la classica cottura dell'osso buco, che viene fatto con la gremolada, quindi con questo battuto di verdure miste, anche in aggiunta qualche pomodoro intero che poi è da togliere, poi si lascia cuocere per ore e ore, e si serve il bel piatto di risotto cotto ovviamente all'ultimo momento, col classico osso buco alla milanese servito sopra. E ancora qualcuno piace aggiungere la gremolada, che è un insieme di verdure tagliate a cubetti, non scotte, non spappolate, ma servite addirittura qualcuno con dei piselli anche. Questo è un altro modo classico di presentarlo, insomma. Assolutamente sì, con gli stimi di zafferano al di sopra, anche perché ricordiamoci che se torniamo indietro una trentina d'anni fa, c'era solo la zona del centro Italia, se vogliamo, in particolare la provincia dell'Aquila, che produceva, mi sembra, una ventina di chilogrammi di zafferano, mentre ai giorni nostri si è sempre più aggiornata, anche grazie alle regioni che hanno aiutato tanto i piccoli produttori. Abbiamo una discreta produzione di ottimo livello di zafferano anche in Oltrepò. Possiamo vantare sia nelle zone... In che zone in modo particolare? Sì. Beh, viene prodotto sia nella Valle Stafora, anche nel mio comune di Fortunago ci sono un paio di micro produttori, poi nel cuore dell'Oltrepò Pavese, sia a Canneto Pavese piuttosto che a Montalto, a Mornicolosana. Ci sono diversi piccoli produttori di questo oro della tavola. Questo non lo conoscevo, vedi che tutte le volte mi arricchisco con le tue informazioni. Non sapevo veramente che in Oltrepò ci fossero dei produttori di zafferano. Ci sono dei produttori di zafferano, ti dirò di più, ci sono dei produttori di zafferano anche molto dinamici, che al di là di riuscire a vendere questo prodotto, riescono anche ad abbinarlo, perché ad esempio Viviana, che è una mia concittadina, se si può dire cittadini di Fortunago, lo utilizza il proprio zafferano anche in abbinamento al suo miele. Tu pensa che riesce a produrre un miele particolare con l'aggiunta di zafferano, e tu, ti assicuro che per l'abbinamento di formaggi, magari formaggi piuttosto speziati, stagionati o molto carichi di sapore, come potrebbe essere un formaggio di grappa, è l'abbinamento molto stuzzichevole, mettiamolo così. Miele abbinato con zafferano, ma hai dato un'altra variazione. Ci sono anche dei distillati, sappi che c'è qualcuno che fa anche un distillato che è a base di grappa o base di liquore, e viene fatto anche questa produzione in base con lo zafferano dell'Oltrepò, quindi assolutamente, che dà questa colorazione. Ovvio che il giallo fosforescente che vediamo in alcuni, per esempio, limoncini o limoncelli, non ce lo possiamo ricordare guardando lo zafferano. Sappiamo che se non sono aggiunte di prodotti chimici, difficilmente avremo questi colori belli sgargianti nei prodotti naturali. Anche il riso ha bisogno di essere riconosciuto. Un riso con gli stimi di zafferano ha bisogno una buona percentuale di stimi di zafferano a testa. La leggenda narra che dovevano esserci almeno 4 fiori a testa, no? Parliamo di
Ma perché? Perché una volta era un po' il prodotto elitario, più aggiungevi e più poteva essere un prodotto, diciamo, di pregio il fatto di aggiungere tanto zafferano. In realtà è molto caratterizzante, perché lo zafferano ha questo gusto piuttosto impattante. Figurati che io lo utilizzo anche nel pane, ma bastano pochi stimmi per dare tanto aroma, quindi è un ottimo prodotto. Senti, invece questo riso presentato così? Allora, il riso ha dalla sua una fortissima versatilità e una fortissima personalizzazione. Come ti dicevo prima, a me preferibilmente piace servire il riso che sia piuttosto morbido. Il riso così a cascata o a montagna è un riso che mi aspetto non necessariamente nelle cotture dell'oltrepò, mi spiego meglio. Il riso porta con sé alcuni segreti o alcune regole non scritte, che sono quello di essere particolarmente amalgamato e mantecato, quindi di creare una sorta di crema al suo interno. Se questo non è, significa che non hai colpito nel segno, dal mio punto di vista, perché il riso deve essere particolarmente legato. Tu devi sentire la grana del riso, allo stesso tempo devi sentire questa amalgama degli amidi che ti vanno ad assuefare, se vuoi, la lingua e la bocca mentre lo mangi. Altrimenti i risi che sono serviti più asciutti, come in questo caso, mi ricordano le cotture che proseguono sul Po, però sono cotture che vogliamo più legate alla provincia di Mantova, alla provincia di Cremona. Perché? Perché sono le cotture dei risi che di solito fanno loro, che non sono propriamente chiamati risotti, che sono il classico riso alla pilota, che è un'alternativa, se vogliamo, al nostro riso con la pasta di salame e il bonarda, piuttosto che il riso con i piselli, quello che noi chiamiamo risi e bisi, sì. Perché hanno una cottura diversa, quindi non hanno la cottura classicamente amalgamata, sempre girando e rimestando, come ti dicevo io, preferibilmente con cucchiaio, una volta si poteva di legno, adesso con questi materiali nuovi, tecnici, a base di siliconi, piuttosto che materiali che possono mantenere il calore, e deve sempre essere rimestato per creare la crema, c'è questo termine che... Un riso molto cremoso, e per valorizzare un altro prodotto tipico delle nostre zone, è il riso con la zucca, no? Che è molto di moda adesso. Beh, fortunatamente abbiamo anche tanti produttori, anche se parliamo della zucca, la classica zucca berrettina, che va un po' a ricordare la zucca bertagnina di Dorno, ma la zucca berrettina, questa DOP di Lungavilla, vanta questi tre o quattro produttori che sono sempre in miglioramento, sono sempre in perfezionamento di quello che è il suo prodotto. E vabbè, poi qui, parlando di questa tipologia di zucca, vedi che qui non abbiamo bisogno ovviamente di zafferano, la zucca trasferisce questo colore carotene, se vogliamo, molto, molto particolare. A me piace in particolar modo, e ti dirò, nella zucca, nel risotto, nella cottura del risotto con la zucca, mi piace anche abbinare, e ti assicuro che è molto particolare, abbinare dei formaggi, perché secondo me la croccantezza, a me piace cucinare il risotto con la zucca cotta precedentemente in due modi, la prima è semplicemente saltata e poi lasciata in disparte, e l'altra che invece cuoce direttamente all'interno del riso, e ti assicuro che più il riso è fatto bene, viene da dire, più si rispettano i canoni che sono molto semplici del risotto, e più abbinabile con dei formaggi. Tu puoi, per esempio, il risotto col gorgonzola, io ho assaggiato che è molto buono. Assolutamente sì, la zucca e il gorgonzola. Il gorgonzola è molto caratterizzante, attenzione, non bisogna cercare di pesare bene, di non eccedere mai nelle quantità, diciamo così, perché altrimenti diventa un risotto gorgonzola sporco di zucca. Invece, quando partiamo dal risotto alla zucca, secondo me partiamo già, l'ingrediente principe ce l'abbiamo. Tutto quello che andiamo a mettere bisogna solo centellinarlo, perché rischiamo di andarlo a denaturare. La zucca non può essere coperta. La zucca, una volta che si fa il risotto con la zucca, deve essere quello, con l'aggiunta di gorgonzola, con l'aggiunta di parmigiano reggiano, se vogliamo, molto stagionato, magari leggermente gratinato in forno, piuttosto che potrebbe essere anche una semplice staffarella, questo formaggio, questa sorta di toma piuttosto giovane che è prodotto anche con il latte della Valle Staffora,
dal caseificio di Rebanazzano Terme. E io invece ho visto anche l'aggiunta di, come in questo caso, salsicce gorgonzola. E qui, anche qui, dal mio punto di vista si è voluto creare un pochino una forzatura estrema. Io ho visto anche salsicce gorgonzola e porcini. Diciamo che è un volere eccedere nelle quantità e nelle qualità di quello che abbiamo da proporre. Beh, diciamo allora che siamo sul classico, così non sbagliamo mai. Ma no, beh, sai, è anche giusto a volte provare, però io azzarderei, anziché con gli ingredienti, mi piace di più azzardare o con un formaggio piuttosto che con un vino. Perché ti assicuro che se parliamo di vini, ciascuno porta con sé una gamma, soprattutto aromatica, sia durante la cottura, sia magari nel punto finale, nel servizio finale, nell'aggiunta finale di qualche goccia di vino, che vanno a caratterizzare molto. Se parliamo sia di vini bianchi piuttosto che di rosati o rossi, parliamo di vini bianchi, possiamo parlare del Riesling, è già molto caratterizzante. Se lo immaginiamo ad andare a mantecare insieme a del burro e sempre del buon grana stagionato, ad esempio durante la cottura di risotto con gli asparagi, che è questo risotto piuttosto particolare, anche qui parliamo di un prodotto, nel nostro caso, nel caso della provincia di Pavia, abbiamo Cilavegna che ha questo prodotto, esatto, principe molto particolare, no? Ti assicuro che il mantecare con una piccola parte di burro, un piccolo goccio, se vogliamo, un'aggiunta anche di Riesling, va ad impreziosire sia l'asparago sia il riso in generale. Questo perché? Perché il riso ha bisogno di essere raffreddato per qualche secondo per fermare la cottura. Anche se, onestamente, parlando di Carnaroli, abbiamo questo meraviglioso riso che ci dà la possibilità di avere qualche secondo di vita, se vogliamo, no? In più, in aggiunta rispetto a un altro risotto. Il riso Carnaroli, che dal punto di vista qualitativo è assolutamente eccelso, ma dal mio punto di vista ti dirò, nel risotto da cucinare a casa, il risotto principe potrebbe essere considerato, secondo me, il Vianone Nano, che è un riso che viene molto più piccolo, con questo chicco piuttosto tozzo, però dal punto di vista aromatico porta già con sé, diciamo, una gamma molto molto ampia di aromi e non ha bisogno di troppe caratterizzazioni. Ha una noia, ha una pecca indelebile, che è quella di scuocere molto rapidamente. Ha 13-14 minuti di cottura, dopo tu lo vai ad impiattare, e se lo fai per tu e la moglie e due figli può andare bene. Se devi servirlo a più di 6 persone, la sesta persona mangerebbe già il riso scotto, perché ha proprio pochi secondi di vita, 30-40 secondi di vita, dopodiché vedi questo chicco che non è per la tenuta alla cottura e si sfalda, si allunga e perde la croccantezza che dovrebbe avere un riso, secondo mio modestissimo avviso. Senti, chiudiamo invece con un bel risotto al Bonarda, perché visto che siamo comunque in Oltrepò dobbiamo considerare anche il risotto sfumato sul rosso, e il risotto al Bonarda vedo che è molto in voga anche magari al termine di un concerto, si fanno, no, questi assaggi. Beh, sai, il Bonarda, come già dicevamo con Emanuele più volte, è il nostro prodotto principe. Attenzione, parliamo di prodotto principe dal punto di vista qualitativo, e abbiamo un'offerta, una gamma di offerta in Oltrepò molto molto variegata. Passiamo da vini molto strutturati anche vini piuttosto, diciamo, beverini o leggeri. Più il vino è strutturato e più dà caratterizzazione, se vogliamo, anche alla cottura. Attenzione, quando parliamo di risotto al Bonarda non parliamo semplicemente della prima aggiunta che andiamo a sfumare, ma parliamo anche, magari come in questo caso, con l'aggiunta finale, sempre ad andare a raffreddare il riso, come ti dicevo, piuttosto che l'aggiunta magari di una piccola salsa o un ristretto di Bonarda che può essere fatto a parte. Cosa fa questo ristretto? Al di là di scaricare un pochino il colore, se vuoi, ma va a decantare l'alcol e va a diminuire quello che è la parte, diciamo, poco propensa a legarsi con gli altri aromi, e ti aiuta il fatto di far bollire, se vuoi, qualche secondo una
almeno una percentuale che va aggiunta, che può essere anche se vogliamo insaporita con degli aromi o delle spezie, ma di solito il buon Arda non ha bisogno, è già piuttosto vestito, come si diceva una volta, di sapore, quindi basta aggiungerlo al riso. Attenzione, aggiungerlo alla cottura del risotto, però non deve essere mai freddo, non deve essere mai in frigorifero, di solito non si tiene il Bonardo, ma neanche freddo da cantina, deve essere a temperatura ambiente, perché altrimenti lo shock termico. E invece l'ultima cosa che ti faccio come abbinata, Taleggio e Bonarda, visto che tu parlavi prima di formaggi. Beh, il Taleggio ha dalla sua questa alta percentuale di grassi, se vogliamo, al suo interno, e questo lo rendono un formaggio particolarmente abbinabile. E poi, essendo un formaggio a pasta morbida, tu mi insegni che i formaggi a pasta morbida non hanno bisogno di tanto per poter lasciarsi andare, diciamo così, un po' come le tome giovani. Il Taleggio è un formaggio che ha dalla sua l'alta percentuale di grassi, la bassa stagionatura, perché è un Taleggio anche di buon livello, arriviamo già con 90 giorni di stagionatura. Questi pochi giorni di stagionatura, parlando della non cottura, quindi un formaggio pasta cruda, diciamo così, che viene fatto solo con il latte pastorizzato, ma il formaggio in sé non subisce cotture, si lascia andare e la sua untuosità si presta un po' agli abbinamenti più aromatici in aggiunta. Attenzione, io di solito quando aggiungo formaggi con la crosta, che può essere una crosta lavata come nel caso di alcuni Taleggi, o una crosta che viene resa edibile, preferisco magari tagliarla piccolina ma lasciarla all'interno, perché anche la crosta ha la sua storia da raccontare all'interno di una ricetta. Attenzione, ovviamente perfettamente lavata o raschiata, come si fa con tutti i formaggi. I formaggi non possono, così come i salumi, devono essere diciamo ripuliti dalla parte esterna di quello che possono essere le anomalie di cantina, anche se è una semplice muffa, è un'anomalia di cantina che preferibilmente non va consumata, non perché può crearti problemi, ma semplicemente perché non è, dal punto di vista organolettico, ottimale per un consumo. Dopodiché, ovviamente, anche la parte esterna, diciamo, dei formaggi, se viene perfettamente cotta all'interno di una ricetta, andremo ad abbattere la carica batterica, quindi il tutto viene servito assolutamente a norma, diciamo così, anche dal punto di vista della salubrità. Grazie, allora grazie per questo bel viaggio nel mondo dei risotti, e ovviamente potremmo fare anche 2, 3, 4, 5 puntate, perché gli abbinamenti poi sono talmente vasti. Magari lo riprenderemo quando, verso il periodo tarda primavera, inizio estate, no? Dove ci sono anche quei sapori freschi abbinati sempre alle nostre verdure, insomma, dell'orto, magari sì, anche sì. I frutti, perché adesso vanno di moda anche i risotti alla frutta, no? Alle fragole, no? Al kiwi ne ho già assaggiati parecchi. Ti dirò, il riso proprio dalla sua versabilità ti puoi aspettare qualsiasi cosa, mi viene da dire. Sapi che io con l'associazione Cuochi di Pavia qualche anno fa avevamo partecipato a una manifestazione benefica, abbiamo chiamato il giro del mondo in 80 risotti. In realtà dovevamo fare 80 risotti in 24 ore, in realtà si sono trovati una trentina di cuochi nelle 24 ore. Sono stati creati, mi sembra, 130-140 tipologie di riso serviti sempre a scopo benefico, e quindi vedi che è un mondo che più ti viene da pensarci e più poi provi anche abbinamenti bizzarri. Io mi ricordo a suo tempo di averlo abbinato in alcune fiere anche a abbinamenti piuttosto forti, poteva essere le pere abate con la grappa piuttosto che i piccoli frutti, insomma, è un mondo molto vasto, dovremmo avere un sacco di tempo per poterne parlare. Un'altra puntata la faremo sicuramente, anche perché è molto gustosa e molto appassionante anche per i nostri telespettatori. Grazie, allora ti auguro buon weekend, appuntamento al prossimo venerdì sempre alle 21 a Tavola con Tradizione con Danilo Nebrini. Grazie, a presto. Grazie a te, Diego, e un saluto a tutti gli spettatori di Pavia 1 TV.